Si è tenuta nella giornata di sabato a Scicli una riunione indetta da diverse associazioni con la presenza di alcuni deputati dell'area Iblea per parlare delle azioni che sono state o si intendono intraprendere in merito al cosiddetto ampliamento di un impianto per il trattamento di rifiuti pericolosi e non autorizzato dalla regione siciliana in contrada Cuturi a pochissimi chilometri dal centro abitato. Ancora una volta è stato sottolineato il comportamento dei commissari che in occasione dell'audizione all'Assemblea regionale siciliana registrata il 5 aprile scorso hanno fatto capire di sapere poco o nulla sulla vicenda. Sebbene a luglio del 2015 l'ente comunale abbia dato parere favorevole. Il comune di Scicli risulta essere stato invitato e mai presente in ben 5 conferenze di servizio. Si tratta di un'assenza molto grave se si considera l'importanza della tematica in questione. Tra i deputati erano presenti Giorgio Assenza di Forza Italia, il primo a porre la questione all'Assemblea regionale e a presentare un'interrogazione urgente al Presidente della Regione per richiedere la sospensiva e il riesame del decreto, Pippo Di Giacomo del Partito Democratico e lo sciclitano Orazio Ragusa. Tutti e tre i deputati presenti hanno assicurato che presenteranno ulteriori interpellanze nazionali e istanze di sospensione e revoca. Parallelamente si muoveranno le associazioni che ricorreranno al TAR e organizzeranno una manifestazione che possa coinvolgere tutti i cittadini per dire no al mega impianto per il trattamento di rifiuti pericolosi autorizzato alla società ACIF SRL. Io delle persone potenti ormai per quello che ho visto in passato ho paura, quindi noi dobbiamo attrezzarci, secondo me tutte le associazioni, perché se si fa il ricorso al TAR, a parte la raccolta delle firme, per me è meglio che a fare ricorso sia chi formalmente rappresenta la città, che l'UNESCO, tutti quelli che sono nel documento e se ce n'è ancora. Poi i soldi.